la persona con malattia cronica ha una serie di problematiche che il nostro movimento denuncia ogni anno ed è piuttosto generalizzato a livello nazionale. Le problematiche sono queste: il ritardo nella diagnosi, la frammentazione del percorso, quindi la continuità ospedale-territorio, il cittadino che deve rincorrere i servizi che sono molto frammentati, molto divisi, poco conosciuti, ma anche tutta la burocrazia che è collegata alla condizione di malato cronico. Faccio l'esempio delle procedure per l'esenzione di patologia, invalidità civile. Il piano nazionale della cronicità e il piano aziendale della cronicità della ASL di Rieti è una risposta a tutte queste problematiche. Cerca di superare il problema della frammentazione del percorso, mette al centro la presa in carico della persona in modo proattivo, quindi sono i servizi sanitari e i professionisti che vanno incontro alle persone, cercano di individuare i problemi e li prendono in carico prima che questi sviluppino complicanze. Facilitano il percorso del paziente all'interno dei servizi sociosanitari e integrano la risposta sanitaria con quella sociale. Quindi una bella notizia per questo territorio, per le comunità, e sicuramente una delle cose più importanti che questo piano aziendale potrà fare è dare risposte a tutte quelle comunità che si trovano, come in questo luogo, come nella provincia di Rieti, nelle aree più interne e più disagiate del paese, che vivono una situazione di iniquità nell'accesso ai servizi. Questo piano mette al centro il coinvolgimento delle associazioni di cittadini e pazienti per l'attuazione delle misure previste in questo piano, li mette al centro come soggetti che condivideranno insieme all'amministrazione le scelte da fare, saranno anche coinvolti nella valutazione dei servizi. Quindi mi sembra una buona pratica che deve essere reiterata su tutto il territorio al più presto.